Buonasera a tutti, cominciamo questa serata dove dobbiamo fare questa cosa importante per Materica e per i Quaderni Storici Siena, perché importante per Materica perché è la prima volta che la presentazione di questo studio, di questo quaderno, chiamiamolo quaderno ma è un libro, viene presentata fuori dei confini di Iesi. Abbiamo qui con noi il direttore Gianni Barchi, che è il direttore di questo studio, che oramai va avanti da 12 anni se non sbaglio, poi dopo sarà lui che lo dirà meglio di me. Abbiamo avuto questa fortuna questa volta che questa presentazione viene fatta a Materica, soprattutto perché ci sono due matericesi, ecco, io l'accenno solamente, ecco, Maria Cristina Mociatti, che ci conosciamo da parecchio tempo, è una matericese doc che lavora a Cerreto e ha scritto, io lo dico, ho seguito quest'ordine perché prima di tutto per cavalleria, perché è una donna, poi dopo perché, ecco, anche come cognome sta avanti a te, Matteo Guarrini. E quindi, ecco, presento anche, ho detto, il direttore di Quaderni di Siena, ma c'è con noi anche il padre Ferdinando Campana, lo conosciamo tutti a Materica perché è stato provinciale della provincia picena dei frati francescani, e uno studioso, insegna. Maria Cristina Mociatti ha scritto sulla frazione di Vercano, che è una frazione antichissima perché risale storicamente come presenza di vita umana al Neolitico. E Matteo Guarrini invece, ecco, ha fatto uno studio, scrive, studia, è uno storico, un giornalista, e è riuscito a trovare una soluzione, diciamo, a trovare quell'enigma che da tanto tempo viene, no, portato avanti a Materica. San Giacomo della Marca era un frate che predicava come adesso lo sta facendo il padre Campana, praticamente erano due frati che predicavano in una maniera molto precisa, puntuale. Era ascoltato tantissimo, ma quando c'era da dire le cose che non andavano bene, lui non si tirava indietro e andava avanti su questa strada, quindi era anche abbastanza severo, tanto che un matericese negli anni tra il 1400 e il 1450, dopo aver sentito una sua omelia, rimase talmente colpito che meritò di ucciderlo, e questo però non avvenne perché grazie ad un miracolo della Madonna delle Fonticelle. Madonna delle Fonticelle è un'edicola che sta poco fuori di Materica, lungo la strada che va dopo il cimitero per andare a Gagliole, a circa 200 metri. È stata restaurata questa edicola nel maggio 2014. La mascherina, penso che se no non sentire bene. Grazie al sindaco, al comune di Materica, grazie a Matteo, a Maria Cristina, a tutti voi che siete presenti, che abbiamo potuto fare questo evento, no? Quaderni Storici Siena fuori dell'ambito dei comuni lì immediatamente del contado di Iesi non c'è stato mai, ecco, quindi siamo proprio in trasferta. Ecco, brevemente vorrei dire chi siamo, cosa facciamo, no? Noi abbiamo i collaboratori, Matteo Parini e Maria Cristina Mociatti, sono collaboratori di Quaderni Storici Siena. Beh, Quaderni Storici Siena è una rivista, lo dice il nome stesso, di studi storici della media Vallesina e dell'alta Vallesina, mano a mano ci stiamo allargando. Si occupa di raccogliere e pubblicare brevi saggi, articoli, sempre a carattere storiografico, del territorio, quindi tutta la zona della Vallesina, dal mare fino a Sanatoglia, sarebbe, ecco, di competenza nostra, o perlomeno vorremmo. Storia politica, storia economica sempre del territorio, non solo, ma anche storia del folklore, delle tradizioni, dell'arte, della musica. E fu fondata questa nel 2010 da Riccardo Ceccarelli. Riccardo Ceccarelli era nativo di Castelplanico, quindi siamo proprio nel contado iesino, era
fu storico, scrisse più di 50 ricerche e opere, fu bibliotecario a Copramontana, fu un giornalista e io ebbi la fortuna di conoscerlo da bambino, quando era viceparroco a Copramontana, ecco, quindi un'amicizia nata con la mia famiglia e poi ecco, ci siamo rincontrati dopo negli anni 2000. Ecco, lui a Copramontana era bibliotecario e stava continuamente a contatto, gestendo anche l'archivio storico di Copramontana, che è molto ricco, con studiosi di vario tipo, soprattutto con giovani che facevano le tesi di laurea, quindi si rivolgevano a lui per le ricerche. E in questi giorni alla biblioteca, in questi anni alla biblioteca, era maturata questa idea di riuscire a raccogliere e pubblicare studi che per la brevità non sarebbero mai andati a far parte di un libro, troppe poche pagine, o per il fatto che gli autori non erano accademici o non erano collegati con casa editrice, diversamente sarebbero andati perduti. Tantissime tesi di laurea, tante proprio, ma non solo a Copramontana, dappertutto, chi fa la tesi di laurea di storia fa delle scoperte interessantissime sul territorio. Quindi ecco, era rivolta proprio a tutti questi che avevano fatto delle ricerche brevi o tesi di laurea e quindi di pubblicarle. Quindi si andava dalla storia, così storia economica, storia politica, tradizioni, musica, la storia musicale di tutta la Vallesina del 600 e 700 è ricchissima, è meravigliosa, cappelle musicali straordinarie. Fecero anche un convegno nel 2012 a Staffolo proprio sulle cappelle musicali e pubblicarono, Quaderni Storici pubblicò gli atti. E poi anche archeologia, noi collaboriamo con Copramontana, con l'Archeo Club. Quattro anni fa è stato fatto un articolo proprio su un antico condotto che portava l'acqua al centro romano di Copramontana. Epigrafia, abbiamo Luciano Innocenzi di Cerretolesi che continuamente fa degli studi sulle epigrafi di Tuficum. E biografie di personaggi della Vallesina conosciuti o anche pochissimo conosciuti, ecco. E Quaderni Storici, ecco, l'idea era questa qua, proprio di venire incontro, di dare spazio a cose che direttamente sarebbero andate perdute. Ecco, noi ci sosteniamo, i comuni, ecco, come Matelica ci aiutano fortemente, anche negli altri comuni lì, nei vari paesi del contado di Iusino, Castelplanio, Poggio San Marcello, non li sto tutti a elencare, ci aiutano, nel senso ci acquistano i libri. E poi ci aiutano privati, poi ci sosteniamo con le vendite. Questo è il 12° volume, quindi sono 12 anni che pubblichiamo. Abbiamo fatto 130 articoli, saggi storici. Hanno collaborato 30 persone, più di 30 persone. Facciamo recensioni dei libri, quindi anche per conoscere un po' le varie pubblicazioni che riguardanti il territorio, recensiamo dei libri. E nel 2019... Riccardo Ciccarelli morì il 26 ottobre del 2019, noi del comitato di redazioni che Riccardo ci aveva chiamati a collaborare, abbiamo deciso di continuare l'opera di Riccardo Ciccarelli che ce l'aveva raccomandato più volte. Maria Cristina Mosciati era tra i primi collaboratori, Maria Cristina già dal 2010 collaborava, aveva fatto su Tommaso Lippera, poi sull'Abbazia dei Rotis, lo scorso anno fece su Cerretolesi di Luca di Bartolomeo delle Fibbie, un pittore del Cinquecento, e poi c'era la Maria Cristina, la nostra vicepresidente, la Maria Cristina Zanotti, qui presente, e anche altri, che adesso non li sto a elencare, che neanche sono presenti, e un paio d'anni, ecco, ci abbiamo anche a Matteo Parrini, ecco, una new entry, l'anno scorso ha fatto sulla Rocca degli Ottoni, ha fatto un bellissimo studio quest'anno su San Giacomo. Ecco, questi presento brevissimamente il 12° volume. E dunque c'è uno studio, un dotto studio di Maria Cristina Zanotti su Liberdante, su una pubblicazione del 400, una delle diciamo prime pubblicazioni stampa della Divina Commedia fatta a Iesi, quindi fa un ricco studio molto dotto. Poi c'è questo di Matteo su San Giacomo della Marca che illustrerà lui, poi c'è un
altri articoli riguardano un artista jesino, Armando Ginesi, e poi c'è un breve articolo sui cappuccini agnesi che 2 anni fa si sono ritirati, quindi la storia dei cappuccini. C'è, tutti gli anni abbiamo un articolo degli studi spontiniani sulla figura di Gaspare Spontini, no? Il musicista di Maiolati, curato da Marco Palmorella, quest'anno sulle varie edizioni della Vestale. Poi c'è un articolo di Tomassetti, Paolo Antonio Tomassetti, su una chiesa del territorio lì tra Staffolo e Cingoli. Poi c'è ancora, vado un po', spero non lasciare fuori nessuno, c'è un articolo sulle fonti di Apiro, di Cristiana Simoncini, pure questa Cristiana Simoncini è tra i fondatori. C'è questo di Maria Cristina Mosciato su Barcano che ho presentato a lei, e poi c'è un mio articolo sugli insediamenti rurali medievali della media Vallesina. Ecco, quindi è un nutrito cardine, ecco. E già stiamo preparando, con loro parlavamo prima, per il 13° volume. Ecco, noi abbiamo portato alcune copie del volume dei quaderni storici, lì in fondo, che potete acquistare. Il prezzo è un prezzo politico, 10 euro, 10 euro è una pizza e una birra, ecco, non è... Ecco, se voi neanche una pizza e una birra, se voi l'acquistate ci permettete di continuare a lavorare. Poi dico un'altra cosa, a Matteo lascerò alcune copie, quindi per le varie librerie di Matelico, di Fabriano, saranno disponibili i quaderni storici. Chi volesse, se piace, noi abbiamo ancora tutte le copie dal 2010, chi volesse, facciamo sempre un prezzo politico a 10 euro, ecco, si rivolge a me o a Matteo. Io posso lasciare il numero di telefono, sto su Facebook, c'è Quaderni Storici Asini, c'è una pagina Facebook, quindi sì, possiamo anche scriverci tramite Messenger. Buonasera a tutti, non sono abituata a parlare con il microfono, quindi spero di non fare delle gaffe. E esperta di Braccano no, amante, appassionata di Braccano sì, perché il mio bisnonno era di Braccano, tant'è vero io ci tengo a dire che sono una Mosciatti, anzi una Montalbà di Cippo, cioè proprio originaria di Braccano. E ho avuto sempre la passione per Braccano, quindi fin da quando ero piccola, ma soprattutto c'avevo la grande passione per Roti, per l'abbazia di Roti. Infatti uno dei primi, il primo forse scritto, non mi ricordo se il primo o il secondo scritto proprio sui quaderni storici, Tommaso Lippere, esatto, perché avevo fatto una piccola pubblicazione di questo personaggio di Cerredo che è stato molto importante nel Novecento, e poi scrissi proprio l'abbazia di Roti perché era una cosa per me importante. Ci tengo a ricordare pochi secondi la figura di Riccardo, che è stato un mio grandissimo collega, perché io in un'altra vita ero una bibliotecaria, e abbiamo lavorato tantissimo, tant'è vero una parte della biblioteca ho avuto l'onore proprio di catalogarla io, alcuni fondi importanti proprio della biblioteca di Cupramontana. Quindi per me quando mi chiamò per collaborare con questi quaderni fu per me un onore, perché ho avuto e continuo ad avere una grande stima per Riccardo. Tornando a Braccano, tanto è stato scritto su Braccano, come accennava il sindaco, e la prima che ne parlò tantissimo fu la professoressa Maria Fiorella Conti, poi abbiamo Angelo Antonelli, lo stesso Matteo Parrini, successivamente con il periodo della Resistenza abbiamo lo storico Igino Colonnelli, che parla e che comunque continua a studiare sulla Resistenza di Braccano. Braccano ha una storia secondo me straordinaria. Io ho voluto fare un'analisi piccola di un periodo storico molto piccolo, perché ho studiando un po' tutte le varie frazioni, tutti i vari territori che sono nelle Marche, non mi sono allargata molto né in Umbria né in altre regioni, ho visto che Braccano comunque è un unicum, ha avuto una storia fin dal periodo neolitico, come diceva precedentemente il sindaco, come sappiamo del periodo neolitico, perché nel 2000 sono stati rinvenuti dei manufatti in località La Rota,
che è una località che verso la strada che porta o all'abbazia di Roti o alla Gola della Jana. E quindi parte dal periodo neolitico e poi si è costruita man mano, ma ha avuto sempre un'aggregazione, una comunità costante, cioè è stata una comunità unica e sono stati sempre molto uniti gli abitanti. Ovviamente in questo periodo contemporaneo ci sono parecchi, tra virgolette, chiamiamoli stranieri, no? Che vengono magari da altri paesi che hanno trovato Bracano bellissimo e quindi si è un po'... Però comunque sia rimane questa comunità, questa forte sensazione di collaborazione uno con l'altro. Bracano ha anche una conformazione geografica particolare, molto allungata, quindi questa è allungata perché comunque è un periodo e si trova in una strada di passaggio. La strada di passaggio che porta, questa è una fotografia, questa è molto più recente, e ha questa strada di passaggio che si collegava con Roti. Da Roti, tant'è vero la strada, lo stesso toponimo Roti, che poi il toponimo Roti spazia in tante storie, ma in particolare Roti si potrebbe riportare al toponimo Rota, quindi strada, e si collegava sia con la zona, la Clementina, quindi di San Severino, con la zona di Gagliole, e poi abbiamo tutta la che sfociava verso la parte della Vallesina, collegandoci con la parte della Vallesina. Come dicevamo, tanta storia ha avuto Bracano. Io mi sono soffermata proprio in questo periodo, Novecento, fine Novecento, dove l'economia importante di Bracano, oltre l'agricoltura, l'allevamento, era i carbonai. Praticamente c'era una situazione economica molto forte Bracano, in questa parte di San Vicino, frontale dall'altra parte nella zona di Apiro. Salendo verso Roti, nella parte alta di Roti, ancora sono visibili tantissime carbonaie, perché era una zona che era detto sfruttata, non va bene, però comunque che era molto utilizzata. Utilizzavano cosa? Quello che era nel nostro territorio e che ancora tuttora c'è, che è la roverella, l'orniello, il carpino. Era un tipo di legno che veniva, che sfruttava e manteneva moltissimo il calore. Il lavoro del carbonaio non era un lavoro, era un lavoro molto duro e di sacrificio. Tant'è vero, ecco, qui abbiamo, questo è l'ingegner Serra, e durante, diciamo, il fumo di una carbonaia, e l'ingegner Serra è stato uno degli ultimi proprietari dell'abbazia di Roti e del territorio che circonda Roti. E questa è come veniva costruita. La costruzione di una carbonaia era un'arte vera e propria e si tramandava di padre in figlio. Ci tengo a sottolineare che la produzione del carbone a Bracano è esistita fino agli anni 60. Era, tant'è vero, ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, che il PIL di Materica, il PIL tra virgolette, si era alzato grazie proprio alla produzione e alla vendita del carbone di Bracano. E venivano fatti tutti questi rametti, la parte, quella centrale, viene chiamata sfiatatoio, dove rimaneva vuota, perché lì veniva acceso il fuoco e doveva consumarsi piano piano. Questa piramide di legno veniva poi ricoperta con foglie e terra. Ci volevano circa 10 giorni per poter produrre diciamo, i tizi di carbone, e veniva poi raffreddato, raccolto il carbone e messo in delle balle di juta e portato a valle venduto. Questa, diciamo che, ecco, questa è il sentiero che noi braccanesi abbiamo chiamato proprio il sentiero delle carbonaie, perché in questo territorio ci troviamo il sentiero sopra Roti. E durante il periodo, ecco, questo anticipo pure chi vuole venire, i periodi estivi, quindi da maggio fino anche oltre ottobre, novembre, organizziamo ogni tanto delle escursioni proprio in queste località. Io sono lì che magari spiego e facciamo tutto questo percorso di questo sentiero dei carbonai. Lì ci sono dei vari livelli dove ci sono queste piazzole
che venivano utilizzate per il carbone. Infatti, muovendo il terreno ancora si vedono le chiazze nere proprio del carbone. Abbiamo trovato anche altri carbonai più avanti sopra, che è nella zona del Mondubbio, ma ce ne sono tante altre anche nella zona del San Vicino. Quelle sicuramente erano quelle che non venivano utilizzate da, diciamo, da Braccano, ma venivano più utilizzate dalla zona verso Apiro, perché già ci troviamo zona Pian dell'Elmo. Un altro momento importante, io cerco di correre perché il tempo stringe, un altro importante momento per Braccano era il periodo della mietitura. Ecco, non era solo per Braccano ma per tutti, però per Braccano in particolare, perché era un momento ancora di più di aggregazione e dove comunque i giovanotti si mettevano in vista per poter trovare moglie. Quindi erano quelli che raccoglievano il grano, le donne che poi facevano i covoni. Quindi erano, qui ho diverse foto, io ringrazio sia nel libro che anche qui, ringrazio Erminio Burzacca, che sono le sue foto che mi aveva concesso, e anche di Mario Tacconi, oltre e qualche foto, c'è anche foto mie, ma sono molto più recenti. Qui abbiamo dei momenti in cui veniva proprio lavorato il fieno, il grano, erano momenti proprio di festa. Questi sono tutti personaggi di Braccano che ancora sono attivi, che magari non coltivano più il grano, ma c'è qualcuno che si è messo magari anche ha impiantato magari l'olivo. Infatti adesso in periodo a Braccano trovate parecchi uliveti, e poi abbiamo le api, ci sono diversi apicoltori, di cui poi anche le famose api di Roti, le api di Rotis, che sono immuni alla varrea e sono fonte di studio da diverse università locali. Qui ci sono altre foto, questa è una foto che ci tengo tantissimo, è l'abbazia di Roti, è una foto antica dell'abbazia di Roti, e come era? Era particolare, era proprio, ha subito tantissimi rimaneggiamenti Roti, e come ripeto c'erano diversi allevamenti, l'allevamento in questo caso di pecore, di ovini, quindi di bovini, la coltivazione, si vedeva comunque che la coltivazione era molto attiva, solo che il lavoro dell'agricoltore era molto pesante, perché purtroppo non avevano tempo. Sappiamo che la natura ha i suoi ritmi e quindi doveva seguire quei ritmi, non solo, anche i fattori climatici, quindi era anche una vita molto dura. E cosa succede? Che negli anni 60, soprattutto negli anni 60-70, con il boom economico abbiamo lo spopolamento non solo di Braccano, comunque riflette tantissimo quello che successe comunque gran parte in Italia, abbandono delle campagne e quindi andare in città. La vita comunque dell'operaio comunque era molto più semplice, fatte le 8 ore, lavorato le 8 ore, si poteva tranquillamente dedicarsi alle proprie attività, quindi alle proprie passioni, cosa che non si potevano permettere prima. Ma che succede? Io salto veloce, perché poi sarebbe qui, se ci mettiamo a parlare staremo le ore intere, e salto veloce perché poi abbiamo avuto la controtendenza, cioè cosa? Purtroppo la crisi economica, qui nel nostro territorio molto sentita. Quindi alcuni giovani hanno cominciato a pensare per non abbandonare il territorio e a investire e ritornare nelle campagne, investire proprio nel nostro territorio di Braccano, circostanti. Qui io ho lo Zafferano, conoscerete tutto lo Zafferano Metelis, che sono due giovani che sono riusciti a trovare nell'archivio di Camerino, mi sembra, uno scritto dove diceva che a Braccano nel 1400 veniva coltivato lo zafferano. Sono riusciti a trovare proprio lo stesso luogo dove si coltivava lo zafferano e hanno iniziato, e con grande successo e con grande produzione, che ormai lo zafferano di Braccano è conosciuto non solo a livello locale ma anche in Italia. Non solo, abbiamo un altro agricoltore, diciamo un allevatore, che è venuto qui per studiare all'università, poi all'università veterinaria, poi ha impiantato un allevamento di ovini dove ha creato il marchio, la famosa ricotta, il pecorino di Braccano.
E abbiamo un altro giovane che sta istituendo un allevamento di suini autoctoni proprio del nostro territorio. Quindi vediamo che c'è stata questa controtendenza e quindi ci sta un ripopolamento del paese. Infatti adesso a Braccano ne siamo circa 150, ma c'è stato uno spopolamento, ovviamente. Qui c'è stata questa riscoperta. Ma la riscoperta più grande, io dico sempre, è stata, la devo citare, Anna Maria Tempestini. Anna Maria Tempestini, matericese, amante anche lei di Braccano, e quando stava a Milano, lei amava tanto viaggiare, ha iniziato a vedere questi murales e, pensando, come vi ho detto prima, alla conformazione allungata di Braccano, ha cominciato a pensare a questi murales, qualcosa di attrattivo, perché Braccano era un po' trascurata, comunque le case erano un po' trascurate, e ha chiamato prima l'Accademia di Brera, quindi sono venuti diversi artisti stranieri, e ha chiamato l'Accademia di Urbino, gli studenti dell'Accademia di Urbino, di Macerata, e ha iniziato comunque questo percorso dei murales, che per un periodo di tempo anche questo ha fermato, si è fermata. Nel 2016 abbiamo ripreso questa produzione, ad oggi siamo arrivati a 78 murales che non si trovano solo nella parte diciamo allungata di Braccano, ma si trovano anche nei vari vicoletti di Braccano, nei vari diciamo anche nascosti, dove questo ha creato un aumento notevole turistico. Questo volevo evidenziare. E Braccano, volevo evidenziare, comunque analizzare, che Braccano, nonostante tutto il percorso storico che ha avuto, questi momenti comunque vuoti, si è sempre reinventata, sempre cercato di reinventarsi, di ricostruirsi, e questo è positivo. Positivo da una parte, perché comunque abbiamo avuto quest'anno, e lo dicevo pochi giorni fa con il sindaco, da circa aprile fino a novembre abbiamo avuto una presenza di 6.800 persone a Braccano, quindi di turisti che sono venuti a visitare il borgo. Questa è un'altra forma nuova di economia, una forma che con due associazioni che sono presenti comunque nel territorio, l'associazione Organizzazione Volontariato Roti e il Comitato Feste di Braccano, si stanno attivando e ogni anno si inventano qualcosa di nuovo. Ma Braccano è stata scoperta non solo per i murales, a Braccano abbiamo anche uno stupendo museo della resistenza del territorio, che raccoglie tutta la testimonianza della resistenza che è venuta nel territorio non solo di Braccano, ma anche nella zona di Chigiano, di Sanatoglia. Abbiamo una parte da Braccano, tutta una rete di sentieri naturalistici, perché Braccano si trova proprio al confine con la riserva del Monte San Vicino e del Canfaito, che raggiungono il Canfaito a piedi. Abbiamo la Gola di Jana, che è considerata una delle quattro emergenze geologiche del nostro territorio. È una forra bellissima che in questo periodo pare ancora di più, perché ha tutte le cascate grazie allo scioglimento delle nevi. Quindi Braccano, se noi l'analizziamo in non so quanti ettari, ha tante di quelle potenzialità che cerchiamo man mano di portare avanti. Ma tutte queste potenzialità non è un punto di arrivo, dice va bene, ok, adesso abbiamo i murales, abbiamo Roti, fra poco spero, io ci spero proprio, che partirà questa ricostruzione, ecco che sarà un altro punto di partenza. Braccano ha tanti punti di partenza, non avrà mai un punto di arrivo, perché sia i residenti, sia le persone, sia comunque quello che mi fa piacere comunque, che anche al di fuori, ormai Braccano è conosciuta anche a livello italiano, è uscita su diverse riviste, è stato fatto un servizio su Radio 2, quindi su Rai 2, quindi ormai è conosciuta, e quindi dobbiamo lavorarci tutti insieme. Io non finirò mai di ringraziare l'amministrazione attuale, che ha creduto molto in noi residenti prima, associazioni poi, Massimo Baldini, Maria Boccaccini, Ciccardini, insomma tutti quanti gli assessori, che ogni cosa che noi chiediamo comunque ci viene sempre, ci aiutano e ci viene comunque concessa, perché come ripeto Braccano è una potenzialità. Un'altra cosa positiva, poi chiudo perché altrimenti non finisco più,
Attualmente Bracano ha pochissime case in vendita, sono stati tante persone vengono a viverci, ma anche persone da fuori, perché come vengono a visitarlo si innamorano, specialmente le persone che vivono nelle città, quindi città grandi, che è diventato quasi invivibile comunque vivere, specialmente poi con questa pandemia, sta riscoprendo questi posti e sono venuti a vivere oppure vengono per un periodo a soggiornare Bracano. E questo ci fa piacere, però dobbiamo ancora lavorare molto, soprattutto lavorare un po' con i turisti, che a volte sono un po' indisciplinati. E ovviamente voglio chiudere questo excursus di slide proprio con il simbolo proprio tutto che rappresenta tutto il nostro territorio. In primo piano ovviamente Roti e poi tutta quanta la valle e la gola della Jana fino ad arrivare Bracano e poi Materica. E qui ripeto, ringrazio molto Erminio Burzacca e Mario Tacconi per le fotografie. Vi ringrazio. Grazie Maria Cristina, hai fatto un'esposizione bellissima, si vede che si sente che con quello che hai detto, come lo dici, come lo esponi, hai molto a cuore quelle terre lì. È una zona bellissima, le Marche sono tutte quante belle. E noi abbiamo questa ricchezza, è un fiore all'occhiello per Materica e cercheremo di portarla avanti in tutti i modi, cercheremo di fare il possibile.